Radio Radicale, nuovo appuntamento con due microfoni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai libri e non soltanto. Ed è con vero piacere che ritrovo a Radio Radicale Pupi Avati, che gentilmente questa volta ci ospita. E grazie intanto per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. L'ultima volta ci eravamo visti in un metodo più elettronico e meno romantico attraverso la tecnologia Skype, e quindi era un'immagine elettronica. Immagini, ecco, le immagini che ci sono in questo libro sono infinite. Pupi Avati, l'orto americano, è un romanzo per Solferino. E io partirei dalla scintilla, perché si parte sempre da una scintilla, come tu insegni. E la scintilla è quel giorno da un barbiere, un'apparizione fugace di una ragazza ausiliaria dell'esercito americano. E un A ragazzo Bologna. a Bologna, io chissà perché do per scontato che il barbiere tuo sia sempre a Bologna. E uno sguardo di un ragazzo, allora ventenne, che resta letteralmente fulminato da quell'immagine che poi si dissolve come una Madonna laica. E quella è la scintilla. Bella l'idea della Madonna laica, in effetti ha tutte quelle prerogative. Il romanzo, nella sua forma, nella sua struttura, ti permette di taroccare la realtà, di andare oltre il verosimile. E questa è la cosa che ha fatto sì che io abbia scelto il cinema, che è praticamente una derivazione del romanzo, in cui prevalgono le figure. Nel romanzo in genere le figure non ci sono, le illustrazioni, tuttavia prevalgono immagini rispetto. Comunque la storia è quella. E più la storia riesce ad essere verosimile nella sua inverosimiglianza, più io mi sento di essere riconoscente alla scoperta di questo mezzo, che avvenne moltissimi anni fa a Bologna, quando vidi Fellini 8 e mezzo in un cinema da dopolavoro ferroviario. E quindi far coincidere questa visione, questo attimo, questo bagliore di Esatto. questa Madonna laica, come tu l'hai definita, io d'ora in avanti la definirò sempre. Va bene, non ti chiedo i diritti del copyright. Va bene. 15 maggio 45, io ho avuto la pulsione di farmi i conti di quanti anni avevi tu per capire se anche lì. Sette. Eh no, appunto. Quindi dico, chissà che invece Pupi davvero non si stava tagliando i capelli. Io mi ricordo, E hai avuto questa tuttavia, immagine. sì, questa immagine ce l'ho. Io ho un'immagine di ragazzino dal barbiere Pasquale, mi ricordo che si chiamava Pasquale, di una signora di una bellezza senza pari, era una persona sicuramente in età, in rapporto alla mia età, che si affacciò sulla porta di questo negozio da barbiere, e nel primo dopoguerra, io avrò avuto 12 anni, non so, una cosa così, e chiese qualcosa. E io rimasi così affascinato da questa presenza, per cui poi tutte le volte che andavo a barbiere mi illudevo che questa si presentasse. In un romanzo può accadere, tant'è vero che questo nostro protagonista dopo un attimo, dopo un anno, si trova nel Midwest La americano, provincia americana, sì. e il caso vuole, con 280 milioni di americani, che lui si trovi di fianco alla casa dove questa ragazza aveva abitato prima di partire per la guerra e venire in Europa. Allora, questo ragazzo parte con le foto degli assenti, li chiamo così anziché chiamarli morti, anche se in realtà poi queste assenze sono forti presenze. E questa è una cosa che tu mi hai raccontato l'altra volta, insomma, tu ci parli spesso con le foto, anche qui ci sono andato. È bellissima questa cosa che Io fai. ho un computer, e nel mio computer, ahimè, si sono aggiunti di recente Paolo Taviani. L'altra sera sono andato a ricordarmi che c'è anche Paolo, e insomma sono 250. 250 le persone delle quali io ripeto il nome tutte le sere, che è la mia preghiera laica, Laica, certo. insistiamo su questa cosa, laica, ed evocativa, fortemente evocativa, perché non serve tanto, credo, a loro, ma a me, per non sentirmi solo, perché ormai di tutte le persone che hanno avuto un ruolo fondamentale nella parte fondamentale della vita, che è attorno ai 30 anni, insomma, in quegli anni lì dove uno si forma, dove uno decide cosa farà da grande, dove succedono le cose belle, ecco,
la gran parte di quelle persone che potrebbero confermare che noi abbiamo vissuto delle cose belle non c'è più. Quindi io questa testimonianza alla quale ricorrere per dare un senso alla mia vita, via via la sto perdendo. Allora la sera, nell'angoscia dell'anagrafe, che è uno degli elementi più perturbanti di questo periodo della mia vita, io ricorro a loro, li nomino, li cito, e via via mi sento restituito a una sorta di rassicurazione che è prodotta dall'affetto che provo per loro e dall'affetto che sicuramente loro provano per me dovunque essi siano. E qui ci tocca citare un signore che insomma ha toccato la tua vita su più spartiti, che è Lucio. Insomma, ogni volta che ci vediamo un pensiero lo faccio, è inevitabile per me, credo anche per te, anche perché credo che i pensieri poi si evolvono. Sì, Lucio, si evolvono, maturano, si differenziano. Lucio, hai ragione, hai detto una cosa acuta, perché in sto effetti montando Lucio, la testa oggi, già due complimenti che mi fai. No, Lucio è veramente, sta crescendo nel invadendo una porzione della mia vita in modo sempre più definito, come circoscrivendo un territorio nella mia mente in cui lui assume dei ruoli che in passato probabilmente erano più dettati dall'invidia. L'ho raccontato molte volte, sì, come lui sì, sia sì, stata sì. La causa Barcellona, del mio fallimento musicale, ma ecco, superata quella cosa ormai metabolizzata dal fatto che l'ho raccontata tantissime volte, troppe volte, per cui non ci credo più che sia stata vera, a un certo punto adesso invece il suo aspetto, la sua influenza nei riguardi del suo essere un produttore di poesia, ma non soltanto nelle canzoni, nel suo modo di vivere, nel suo affrontare le cose, con un senso di sacralità che io trovo raramente nelle persone con le quali interloquisco. E Lucio invece aveva questo senso misterioso di sacralità, e se n'è andato, penso, in un tempo perfetto per essere definitivo. Per rimanere definitivamente. Per cristallizzarsi. Se fosse invecchiato, Lucio, io lo paragono un po' a Mozart. Lucio è stato il mio Mozart, quello che io sono stato probabilmente il suo Salieri. Ma io ho avuto la fortuna di vivere, quando cito le persone con le quali ho lavorato, quello che ho conosciuto molto bene, Fellini, Pasolini, persone con le quali ho avuto veramente una consuetudine. Ecco, e penso a Lucio, non so come dire, dico qualcosa di blasfemo forse, però salgo di qualche gradino, vado un poco più su, nel mistero della creatività, di quando la creatività ha qualche cosa, come ti dicevo, di sacrale, di inspiegabile. E di magico. Di magico. E poi sul tema dell'inspiegabile ci torniamo, perché c'è questo concetto nel libro. Invece per quanto riguarda Lucio, sì, in realtà è quello che pensavo, cioè che è una memoria che continua in qualche modo a differenziarsi, a modificarsi, ecco, è un po' quello il concetto. Lo scrittore incompiuto di questo libro, il libro si fonda, poi non diciamo altro perché insomma poi la parte finale dà degli scossoni al lettore viaggiatore, quindi non vi diciamo ovviamente nulla, non è un giallo letteralmente, ma insomma è un romanzo che ha del gotico, ha dello storico anche, ha del romantico, c'è molto a Bologna e c'è provincia americana. L'alchimia, e questo è un po' l'equilibrio delicato che tu sei riuscito a trovare in questo libro per far convivere appunto degli accenti gotici, ma anche una storia terribilmente romantica, insomma, no? La magia dell'amore. Assolutamente romantica. E quella corsa un po' utopistica nel cercare di spiegare l'inspiegabile. Questo è. Spiegare l'inspiegabile, dare legittimità, diritto di cittadinanza all'inspiegabile, che è la ragione per la quale io utilizzo questi strumenti che sono la narrazione. La narrazione delle favole contadine
non aveva mai le note per le quali mia madre a un certo punto doveva dirmi, spiega, perché io avrei accettato qualunque cosa dalla favola contadina. Ecco, certo. Aveva un tasso di verosimiglianza nell'inverosimile che era assoluto. Ecco, io cerco attraverso una sorta di piccole cautele che sono l'inizio, dare per esempio questo segnale per cui lui incomincia già a dire che sono stati i suoi morti a produrre quell'incontro in quel negozio di barbiere per quell'attimo, l'hanno portato lì, non c'era mai stato, è entrata lei, quella misteriosa coincidenza. Ecco, io credo che sia un po' questa il ruolo che ho avuto io con il mio cinema e con le cose che ho scritto, abbia sempre tentato di dilatare la realtà, di andare oltre la realtà, attraverso un espediente che in una parola ti spiego, attraverso un personaggio, Lino Capolicchio, sì, che arriva in un paese del Ferrarese per restaurare un affresco ed è un restauratore, entra in questa chiesa, vede questo affresco della morte, il sacrificio di San Sebastiano colpito da tante frecce e con queste due persone che infieriscono su di lui, e lui in questo affresco vede la sua morte, la propria morte. Ecco, questa è una cosa per la quale lo spettatore si identifica immediatamente in questo ragazzo. E io da quel momento in avanti lo posso portare in qualunque tipo di, fino all'assurdo di spaventarlo nel finale, dimostrando che il prete era una donna. Cioè, sto parlando della Casa delle Finestre che dico, di un film che ho fatto tanti anni fa. Beh. Allora, quando diventa credibile che un prete diventa una donna, vuol dire che tu l'hai portato per mano, non l'hai mai abbandonato, e lui ci ha sempre creduto. A un certo punto, certo, crede all'inverosimile. E qui la stessa cosa. Hai citato tra l'altro un dipinto che è sotto casa di Lucio Dalla, se non sbaglio, dentro la chiesa dei Celestini. Sì. Quindi bravo, tutto bravo, torna. Bravo, ti vedo informato. Tutto torna, tutto torna. Allora, a proposito della tua vita, basta raccontarvi questo libro perché ve lo leggete perché merita. Tra l'altro c'è dentro una densità anche di dialoghi, di colori, di profumi, ed è inevitabilmente cinematografico, tanto che credo di capire che insomma lì andiamo a parare alla fine, giusto? Sì, ho finito in questi giorni di girare negli Stati Uniti un film ispirato proprio a questo racconto. Che esce? Quando? Non lo so. Vediamo. Perché non decidono altri. Quante cose stai facendo in questo momento? In questo momento sto scrivendo una docu-fiction su Benedetto Croce. Una cosetta, esatto. Beh, dopo Dante vuoi fare qualunque cosa. Per il 6 ottobre faccio una storia della radio, i 100 anni della radio, che andrà in onda il 6 ottobre, perché il 6 ottobre del 1924, qui vicino a Piazza del Popolo, Palazzo Corradi, alle 9 di sera andò in onda per la URI, che poi diventò EIR e poi diventò RAI, esatto, la prima trasmissione nazionale, e noi celebreremo questo evento attraverso la storia di questi 100 anni. La radio della RAI, e noi da Radio Radicale siamo sicurissimi, sì, che insomma sarà una celebrazione eccellente, e ogni volta che si parla di radio siamo felici. L'altra cosa ti volevo chiedere invece, da un vecchio libro, vecchio sbagliato, da un libro di qualche anno fa che invece racconta secondo me ancora fedelmente il DNA di Pupi Avati, c'era un bel riferimento al tuo percorso di vita come un'esistenza jazz. Io però mi permetto che, oltre che essere jazz è libertà, jazz tu lo insegni, è istinto, però c'è anche una bella progettualità e c'è anche una dinamica molto rock, quindi tu ti senti jazz o ti senti anche un po' contaminato da altre, no, dalla lirica e dalla classica? No, per forza. La lirica no. Lavoro, e tant'è vero che l'ho anche dimostrato essendo, credo, uno degli unici registi fischiati all'Opera di Roma, quindi quando azzardai un'incursione, quindi a Reggio di Parma tu ci vai poco, okay, anche un'incursione nel mondo lirico con una sonnambula
che non fu apprezzato. Non fu apprezzato. Però per il resto una contaminazione rock mi pare evidente. No, no, assolutamente no. Assolutamente no, io ho bisogno dello swing, ho bisogno di ritmi che abbiano questa leggerezza dello swing, che invece questi rockettari che sbacchettano ti urtano. No, non mi hanno non mai ti prendono. Preso, sì. E poi mi ricordo nel tuo libro, nella tua biografia, che io consiglio anche quella, perché leggetevi entrambi questi libri, perché le biografie, io amo follemente le biografie, perché anch'io, c'è dentro una storia, anch'io. Ma c'è dentro la storia, c'è dentro sì, una però serie. Non c'è mai quella pagina che io vado a cercare nelle biografie in cui si capisce il momento di svolta, il momento in cui quell'essere da così è diventato invece... Ma nella tua si capisce. Sì, beh, mi insomma, auguro, credo di aver capito però qualcosa. L'ho tenuto molto per me. Hai fatto bene, se no, non è che un libro può ci sono delle tutto. Cose che quando me ne andrò io non ho detto di me stesso. Meno male, sono no, infatti, ho detto biografia, non confessione. No, nel senso, certo, uno legge la biografia di installare Oliver Hardy, riscopre tutto un percorso storico meraviglioso, sì, delle città, come ovviamente nel tuo caso Bologna. E tu in quel libro, se non sbaglio, parli di della narrazione anche come di una fuga consapevole, che l'ho trovato un termine bellissimo, molto eloquente. Beh, una fuga da molte cose che erano l'anonimato soprattutto, che nelle persone complessate, come grazie al cielo sono io, che ho dei complessi di inferiorità tremendi. Perché dici grazie al cielo? Perché quelli ti hanno aiutato a... Sono fortemente... la timidezza. I complessi di inferiorità sono fortemente formati, perché sono elementi rivendicativi, per certo, i quali tu trovi che la vita nei tuoi riguardi sia stata ingiusta, allora macerandoti, tenendoti tutto dentro, un'invidia malsana della quale io mi nutro, sono elementi per i quali io ho 85 anni sono ancora qua a combattere, a fare con lo scandalo di molti, continuare a dire, il taxista che mi dice, ma lei non lavora più, vero? Di come no? Beh, non ci sono più i tassisti una volta, no, vedo a Roma, che sì, impudenza. Sono cambiati, infatti. Sì, sì, temo di sì. Un'ultima cosa, parlavamo con qualche tuo collega del cinema, insomma, non posso non parlarne con te, che lo hai attraversato in diverse declinazioni, anche in diversi contesti sociali, economici, anche regionali diversi e anche in paesi diversi. È successo qualcosa di strano durante il Covid, no? La gente si è impigrita, le piattaforme, eccetera, eccetera. Quando si è tornati in campo, diciamo un po' tutti, il cinema è quello che sembrava essere rimasto un po' più indietro, no? La gente non c'è. Adesso piano piano sembra, no, che il meccanismo si stia riavviando. Ma non riguarda il cinema italiano. Sì, no, infatti parlavo in particolare di quello italiano. Che idea ti sei fatto del cinema che c'è e di quello che sarà fra qualche anno? È accaduto, anno. Io in genere previsioni le sbaglio tutte, le azzardo tutte, ci proviamo, perché... ma le sbaglio tutte. Tuttavia questa è stata l'unica previsione che ho azzeccato. Io ho detto, da un certo punto in avanti il cinema diventerà qualcosa di culturalmente più significativo, cioè recupererà nell'opinione generale della gente, del paese, ecco quello che ha perduto completamente, quando era soltanto uno strumento di divagazione, di svago e basta, di leggerezza, vado a vedere un film perché mi faccio due risate. Ecco, il film delle due risate non esiste più, il film delle due risate è improponibile, non lo va a vedere più nessuno, non c'è più quel pubblico lì. C'è invece un pubblico che si è venuto a creare, consapevole, che sceglie i film, che non va così tanto nel multisale se non per vedere il prodotto americano, i blockbuster, ma va nel cinema monoschermo dove il gestore ha fidelizzato il suo pubblico attraverso una programmazione sempre di qualità. Ci sono delle sale cinematografiche che non fanno i brutti film e ci sono dei pubblici che ho trovato nel contesto in cui il cinema assume, secondo me, il suo potenziale, esprime il suo potenziale più alto, sai qual è? L'arena cinema estiva. Ah. Nell'arena estiva il cinema dà il meglio di sé, il film dà il meglio di se stesso, dove c'è la ghiaina per terra, dove c'è quello che esce con le bibite. Io quest'estate, accompagnando un mio film, ho trovato delle arene stracolme, sì, di gente meravigliosa, già felice prima che partisse il film. Certo. E questa è allora la qualità, a
fatto sì che nel box office cinematografico italiano ci siano dei film che hanno fatto un sacco di soldi raccontando la storia di uno che va a lavare i gabinetti o di due che si conoscono con i sottotitoli. Ecco, quando mai uno avrebbe pensato che quella qualità lì sarebbe invece diventata sarebbe tornata in cinema? Io ho fatto questo film, L'orto americano, in bianco e nero, e sono tornato al bianco e nero scoprendo quanto io vedo con gli occhi, girando il film, la scena, sì, e poi vado al monitor e vedo il film in bianco e nero. C'è tanto più cinema, certo, nel bianco e nero rispetto, e noi abbiamo bisogno di tornare a proporre il cinema. Il cinema. E in molti film italiani purtroppo c'è pochissimo cinema. C'è anche poco coraggio da parte dei produttori, quindi, rispetto ai giovani autori? Ma perché sono, se no, noi abbiamo una generazione di autori, a mio avviso, straordinari, capeggiati da questo Sorrentino, Garrone, i fratelli, come si chiamano, D'Innocenzo. Ci sono dei registi veramente, assolutamente straordinari, quindi non abbiamo sicuramente problemi in questo senso. È evidente che quel tipo di produttore che si rifaceva ha un'idea del film basata sul cast, ecco, i cast oggi non servono più niente, oggi serve la qualità, la storia, di cosa parla questo film. Io non saprei dirti il cast dei film di Wim Wenders, neanche del film coreano, e neanche del film di, come si chiama, Rantinos, c'è Mastone mi sembra, ma niente di più. Ma tuttavia è la quantità di cinema che contiene quella proposta, la storia. Bello scenario, insomma, disegna un filo di ottimismo. Molto ottimista. E questo, grazie, però ci sono ottimista. Delle basi, cioè hai spiegato perché sei ottimista, che non è poco. E mentre parlavi, ecco, non sapevo il bianco e nero, l'ho immaginato questo film, in effetti, in bianco 46. E nero. Chissà la differenza tra vedere alcune scene a colori e poi in bianco e nero e quanto si capisca l'effetto che può fare quella scala di grigio. È travolgente, guarda, è stata un'esperienza, la prima volta della mia vita, ci volevo un 54 film volta. Per arrivare a bianco e nero. È la prima volta. La prima volta della mia vita che mi sono trovato con un'immagine finalmente cinematografica. Dico, cazzo, ma ragazzi, ma noi stiamo facendo il cinema. Non stai facendo un film. Non ti era mai venuta questa tentazione prima? Sì, te era venuta, ma poi l'hai scartata. No, perché la televisione non avrebbe mai comprato un film bianco e nero, adesso lo farebbe. Certo, certo. Dopo, soprattutto, il caso Cortellesi. Certo, esatto, stavo per dire questo. Che è un esempio di altre belle cose, anche di crescita di un'attrice che può diventare anche sa dirigere, consapevole, cosa che non fanno tutti. Ultimissima domanda te la faccio su questa cosa qui, sul mondo dei libri. Che rapporto hai? Tu sei un lettore analogico, quindi cartaceo, suppongo, e che rapporto hai con questo oggetto che Eco definiva un po' come la ruota, l'oggetto perfetto? È un rapporto, adesso poi occupandomi di Croce puoi capire, vai a Palazzo Finomarino a Napoli dove a Croce sono 10 stanze di librerie, quindi Croce è l'esempio più alto di bibliofilo che possa esistere. No, ho un rapporto di grande preoccupazione e i miei figli potrebbero testimoniartelo, perché la cosa che mi preoccupa di più è, siccome io posseggo un'infinità di libri e ogni libro ha una sua storia, ogni libro è stato comprato per una ragione, allora sapere che a un certo punto questi libri non interesseranno più a nessuno, e mentre sono stati collocati, scelti e acquistati attraverso dei motivi, delle ragioni di quello che ero in quel tempo, in quelli miei interessi e le mie curiosità. Ecco, pensare che per esempio tutta la libreria di Cibotto è stata mandata al come si dice quando mandi tutto al qualche biblioteca, in qualche... No, biblioteca. Non al macero. Al macero. Non al macero, non lo volevo nemmeno dire. Al macero, libreria macero. Ecco, al macero. Non è una bella parola. No. Quindi no, i libri adesso sono diventati degli strumenti superflui, perché si va su Wikipedia, perché si va su... quindi non, vi si ricorre molto, molto, molto di meno. E sono le cose in questa casa che io amo di più, assieme alla musica, perché anche la musica che non faccio ma ascolto
tutti i giorni. Io vivo dentro una colonna sonora che mi accompagna nell'insofferenza di mia moglie, naturalmente, che non sa apprezzare questa cosa, però io vivo veramente, devo essere continuamente accompagnato da una colonna sonora. Non si è mai abituata? Mai. No. In 59 anni. C'è ancora una forza reattiva di ribellione, ma trovo questa cosa meravigliosa e su questo chiudiamo ringraziando Bubiati, rispetto al quale avremo altre 756.000 domande, ma che ti faremo nei prossimi anni, stai tranquillo. Nordamericano è il romanzo per Solferino, che poi troverete anche al cinema, ma intanto io vi consiglio di leggervi queste pagine in bianco e nero. Grazie, grazie davvero. Grazie a te, bellissima intervista, bravo. Grazie, bellissime risposte.